Let's go! Bentornati, ovetti! Ho dimenticato di piantare il frammento di giroide. Su Animal Crossing New Horizons, nello scorso episodio abbiamo sistemato ben 3 case vacanze. E oggi, regalino a quanto pare! Vediamo un po' di che si tratta, perché torneremo a fare altre case vacanze. Nella speranza... di riuscire a sbloccare almeno un'altra struttura. Sappiate inoltre che questa è un'auto di lusso. Ok, va bene. Dicevo, sappiate inoltre che a breve termineremo questa serie follow-up di Animal Crossing New Horizons. L'unico motivo è che a breve usciranno Diamante e Perla Remake, quindi già vorrei concentrarmi prevalentemente su quelli, quindi smetteremo di giocare a questo gioco probabilmente da dopo domani, che dovrebbe essere giovedì. È un po' un peccato, continuerò a giocare e magari a registrare qualche evento strano che accade qui, però sarà tutto quanto a mo' di montaggio. Se farò questa cosa, mi raccomando. Devo ancora riprendere anche a fare live, quindi... ci sono un bel po' di cose ancora da fare, un bel po' di roba da sistemare. Però, ripeto, darò priorità più a Pokémon Diamante e Perla che ad altro. Diamante lucente, Perla splendente, mi raccomando. Non porto i giochi per DS, ora che escono i remake per Switch. Allora, sono pronto. Speriamo che Casimira abbia un bel progetto da affidarci. No! Lei, no! Tu! Nini! Il personaggio più inquietante di Animal Crossing. Va bene, allora, non vedo Casimira. Spero che non sia dentro, perché se non è dentro vuol dire che è davanti ad una struttura. Quindi speriamo bene e 3, 2, 1... Eccola qua, gioia. Ciao Tonks, è un piacere vederti. Però prima... questo è bellissimo. È un cartello indicazioni sospeso. Lo prendo subito, perché è bello. Cibo! Un'alzata per stuzzichini. Grazie mille. E direi basta così. Casimira, sono pronto a lavorare. Mi metto a lavorare, appunto. Ok, collega, vediamo di metterti all'opera. Buona fortuna. Allora, il fatto che non ci abbia ancora detto niente sulle nuove strutture vuol dire che o dobbiamo riempire tipo tutte le isole, e in quel caso, mio Dio, quanto tempo ci metterò, oppure vuol dire che non ci sono attualmente altre strutture? Vabbè, comunque, tu vorresti delle piante che non seccano mai, ok? Tu vorresti montagne, il panorama, base segreta? È interessante come cosa. Tanto per controllare, qualcuno mi ha scritto nei commenti: ehi Tonks, ci sono ricette qui, quindi ti conviene andare in giro per l'isola per prendere ricette extra. Panchina edera. Fantastico. Ok, in effetti mi interessa non poco. Ho detto bene, sì? Ah, è letteralmente un coso di edera che esce dal pavimento. Ok, ce ne sono per caso altre? Ciao, tizia. Qua ci sono tutti quanti gli abitanti che esistono già, insomma, sull'arcipelago di Casimira. Ok, allora, scegliamo un po' che progetto seguire oggi. Bambù, non mi dispiacerebbe in effetti. Karaoke. Sai che ti dico? Bambù sia. Più che altro perché possiamo fare anche gli altri progetti più tardi. Quindi, Clemente! Mi raccomando, sii clemente con me! Vediamo un po'. Ah ah ah, mitico! Pensavo che sarebbe mitico se la mia casa vacanze fosse così. Un bosco di bambù da sogno, con un bel po' di cose di bambù. Solo 2 oggetti richiesti? Ok. Sì, che carino. Mi piace la tua idea. Allora, abbiamo un'altra zona con il bambù, a parte quella di Mina. Vediamo un po'. Spero di sì, e non dovesse essere così. Da quello che ho capito, posso comunque metterla qua. Scegli questa. Caspitina, sembra un posto perfetto. Non vedo l'ora di andarci. Brup. Ok, è la prima volta che facciamo una cosa del genere. Ossia, scegliamo 2 case per un solo lotto. Vuol dire probabilmente che la casa di Clemente sarà molto vicina a quella di Mina? No, è lo stesso identico lotto, solo che è diverso perché non c'è Mina. Ok,
fa molto strano. Comunque, hai detto che vuoi oggetti di bambù? Ci penso io. A sistemare prima il giardino, ovviamente. Prima di tutto una cosa, potete cambiare ponte e case molto rapidamente. Basta fare così. Sarebbe molto pratico fosse così anche nel gioco standard. Comunque andiamo per il ponte giapponese non rosso, perché secondo me ci sta meglio, insomma. Possiamo anche girarlo se non sbaglio, però dovrei prima fare un po' di terraforming, quindi a questo punto no. Allora, una cosa che devo dirvi assolutamente, dovrebbero esserci qui anche... Esatto, anche queste, le recinzioni bambù verde. Dovrebbero esserci tutte quante le recinzioni che avete voi sbloccato già, se ho capito bene. Quindi posso cominciare a mettere anche questa. Però dovrei prima spostare la casa. La casa la preferisco sempre avere con un passaggio dietro, anche solo per decorazioni, mi raccomando. Ma secondo me ci va. Allora, la stradina... penso di farla sterrata. Sto registrando questa parte solamente perché mi va di parlare giusto un po' e non mi va di fare già un taglio. Un po' come la casa di Mina, probabilmente dovrei fare un percorso che collega anche il ponte, vero? No, non mi va. Ecco qua, ho deciso di fare così e così ho fatto. Ok, sistemo un attimo il giardino e ci vediamo tra poco. Molto probabilmente questa è l'area esterna venuta meglio in tutte quante le case vacanza che ho fatto, ok? C'è del bambù, c'è un coso dove non si può entrare. Forse avrei dovuto togliere questo, vediamo se posso adesso. Esatto, voilà! Yeah! Ok, e adesso posso cominciare a sistemare l'interno della casa di Clemente. Perché nella mia testa, nel retro della mia testa, sento una voce dirmi: "Ehi Tonks, in inglese si chiama Chester". Sapete che è possibile? Comunque, se vuole semplicemente questo, basta continuare il lavoro che ho fatto all'esterno, anche all'interno. Ma prima, ha detto che vuole del bambù? Sai, mi sa che questo è leggermente meglio. Va bene che il verde mi piace un botto? Però non mi convince così tanto, ok. Allora, altre cose. Ci sarebbe il pavimento giungla, ma... la giungla non è molto bambuesca. Ok, allora, eccoli qua. Questi sono importantissimi. Ok, vediamo che altri oggetti... oh mio Dio, no, la luce bianca, no. Che altri oggetti posso mettere? Ma a questo punto... perché noi possiamo in effetti lavorare con una stanza un po' più lunga. Perché no? Ti creerò una perfetta foresta di bambù. Però non vado... distanze troppo grandi perché non avrebbe senso. Il massimo che farò sarà o 6x10 o 10x6. Cos'è questo? Finestre! Si possono mettere allora le finestre? Ok. Ah no! Non si possono mettere con questo sfondo. Ok, va bene, nessun problema. Quando sarà il momento faremo quello. Bene, sistemiamo il tutto. Ok, allora ho creato la stanza ed è piena di bambù, come ci ha chiesto. Il problema è che... non lo so. Ci sono un sacco di cose di bambù che vanno meglio all'esterno rispetto che all'interno. Quindi spero che ti piaccia, mio caro Clemente. Ho finito. Brup. E vai, ormai è fatta. Sei un mito. Brup. Allora, mio amico panda, ti piace? E ora che si fa? Qualcosa insieme? Beh, sto andando via. Ho già fatto foto, devo vedere se Clemente? No, se Casimira mi sblocca qualche cosa nuova. Spero davvero tanto di sì, perché questo episodio sta diventando la copia dello scorso. Oh! E se hai bisogno di qualcosa, contattaci pure. Chissà chi è. Bentornato, Tonks. La gola. Non ti dico quante chiamate ho ricevuto. Tutte dai clienti soddisfatti. Non fanno che tessere, ho letto bene, le tue lodi per il lavoro che hai fatto con le loro case. È magnifico. Pochi. Ok.
Dobbiamo ancora salire di rango, se c'è un altro rango, ovviamente. Sapevi che il tuo ultimo progetto segna una pietra miliare, Tonks? È il decimo? Per caso? Sì, ok. Abbiamo organizzato una festicciola per celebrare l'occasione. Andiamo di sopra. Ci siamo, Tonks. Ti faccio tante congratulazioni per le tue prime 10 case. Bravo, Tonks. Tento a credere che ci siano già 10 case che portano la tua firma. Come arredatore, intendi, no? Congratulazioni. Avete tutti il vostro succo? Allora. Cin cin. In poco tempo hai fatto davvero molto per la Casimira Vacanze, Tonks. Temo che questi festeggiamenti siano appena sufficienti a mostrarti la nostra gratitudine. Anche perché non hai ancora avuto una festa di benvenuto. Non che qua dentro si possa fare granché. La prossima volta usciamo tutti insieme. Ovviamente dovrei lavorare sodo per far sì che ci sia una prossima volta, Tonks. Il tempo vola. Sembra ieri che Tonks si è unito a noi. E ora siamo pieni di richieste, senza dimenticare che abbiamo ottenuto il permesso per quella proprietà. Era totalmente in disuso e adesso è diventata una fantastica scuola. Sì, ma fammene fare un'altra a questo punto, no? Ho sempre pensato che le proprietà in disuso siano un vero spreco. Sono così contento di poter dare loro nuova vita. E sono fiero di lavorare con te, Casimira, e anche con Gedeone e Tonks, ovviamente. Grazie Gilbertuccio, ma non è finita qui. Aspetta e vedrai cosa ho in serbo. Presto lo vedrai. Wow, davvero? Ma è grandioso. Chissà quale sarà il prossimo. Preferisco non sbilanciarmi prima di aver ricevuto la conferma definitiva, ma vi anticipo che ne vale la pena. Intanto, le case vacanze continuano a fruttarci affari, grazie a Tonks. Ma non è una scusa per battere la fiacca. Dovremo continuare come sempre. Siamo un quartetto combattivo, le sfide non ci fanno paura. Conto su di voi. Quindi abbiamo altre strutture. Intanto posso bere il succo? No, posso gioire con il succo. Gilbertuccio si è occupato delle decorazioni. L'ha fatto per te, che sei il nostro fantastico collega. Grazie mille allora, Gilbertuccio. Lo sapevi che quando Casimira è venuta qui per la prima volta come turista, le ho mostrato io l'isola? No, mi fai passare, grazie. Gedeone. Che buono. E poi mi raccomando, è succo. Niente di troppo strano. Un brindisi, ok. Direi di uscire. Eh? Te ne vai? Sì. Bene, la festa è finita, grazie a tutti. Questo vuol dire che posso però continuare a lavorare un po'? Spero di sì. Nessuna obiezione. Ok. Voilà. Divertiti, collega. Quindi ancora niente novità. Ho il vago sospetto che questo sarà allora il penultimo episodio della serie finché non ci sono altri update o finché non decido io di riportare Animal Crossing. Magari continuerò completamente in live la side story del DLC. Avrebbe senso. Mi sa che faccio così. È un peccato non concludere al 90esimo episodio, ma al 92esimo. 90 secondesimo. Non importa. Allora, chi altro fare? Ginnastica. Non mi piacciono molto le scimmie su Animal Crossing, però a questo punto. Sei Casimira Vacanze? Ah, sei di Casimira Vacanze. Caspitina, come va? Va che voglio realizzare il tuo sogno, mio caro Gregorio. E vai, ancora non ci credo. Beh, credici, perché stiamo cominciando. Cosa vuoi? Mitico! Pensavo sarebbe mitico se la mia casa vacanze fosse così. Una ginnastica per piccoli. Ok, è una palestra. Letteralmente questo sto facendo. Una succursale della scuola che in realtà è una palestra. Adesso potrei scegliere un'isola adatta, Tonks. Grazie mille, Casimira. Allora, un'isola adatta. Per una palestra. Possiamo cambiare stagione, vero? Sì, ok, ok. Però una palestra, vero? Ok.
Ah, non mi va di riusare sempre gli stessi lotti, va bene? Però... proviamo questa, vai. Caspitina, sembra un posto perfetto. Non vedo l'ora di andarci. Bananao. Perché Bananao? Va bene, accompagno Gregorio. Però vi dico subito, farò solamente l'interno. Non mi va di fare adesso anche il giardino, perché sennò perdo troppo tempo. E voglio vedere se Casimira, almeno come terza casa di oggi, ci dà un altro progetto, oppure no. Cos'è quel coso laggiù che ho visto? Ho visto uno spruzzo strano. Adesso ti lascio lavorare in pace. Ok, non vedo l'ora che sia pronta, Bananao. Sì, ma cos'è quello spruzzo? Non me lo sono immaginato. Ah, ok. Bello questo lotto. Ci sta, ci sta. Una cosa che però devo assolutamente cambiare, o meglio, aggiustare, è la casa in sé. Qui è perfetto. Allora, beh, no, no, no. Sì, sì, ci può stare. Facciamo una palestra decente però. Quindi, voilà. No, no. Sì, sì. E facciamo gialla, bianca. Sembra carina, quindi perché no? Allora, scusate, ma devo farlo per forza. E stavolta devo farlo per forza di mattoni, finalmente di terracotta più che altro. Una bellissima stradina per raggiungere la palestra. Altrimenti come fa la gente ad arrivarci? A piedi? Senza tracciati? Ma chi siamo noi? Degli... non so neanche cosa voglio dire, ok? Però una cosa la so. Che abbiamo... no. Raggiunto il nostro obiettivo. In before c'era anche... ok, dovrei fare... va bene, va bene. Meglio? Sembra molto meglio. Ok, entriamo in casa tua, mio caro non Gilbertuccio. E cominciamo a costruire la palestra. Penso di farla 6x8 al posto di farla 6x6. Perché lo dico io, quindi cominciamo a modificare il tutto. Però prima... no, no, no. Grazie. Le mura. Allora, sicuramente questa è... no. No. Però... beh, c'è un pavimento palestra, che faccio? Non lo uso? A questo punto proverei il muro stanza giochi verde, perché questo qui è disgustoso, ok? Ok. Allora, vorrei modificare un po' la stanza. Oh, molto meglio. E qui possiamo mettere finestre? Sì, possiamo mettere finestre. Possiamo anche toglierle, in effetti. No, 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 no. Con luce naturale è molto meglio. E posso modificare l'ingresso? Direi questo rosso qua. Ok, possiamo adesso occuparci del... beh, resto. E la palestra è conclusa. Allora... è vero che forse è un po' piccola per una palestra, ma ci sta, ok? Secondo me ci sta. Un po' d'acqua perché magari qualcuno ha sete. Tappetini yoga perché ci stanno. Qui possiamo fare esercizio fisico. E palle da Pilates, perché sì. Che si dice? Oh, hai finito, Bananao? È pronta! E vai, ormai è fatta, sei un mito, Bananao. Domanda: se spammo il pulsante B durante questa scena, salto la scena? Vediamo un po'. Appena si carica. Ok, sto premendo B a ripetizione. Sì, salta l'animazione. Non che io voglia saltarlo, però l'ho fatto. Ok. L'unico motivo per cui non lo toglierò è perché, uno, dà un overview a tutta quanta la casa che ho fatto. Due, ci fa fare foto che sono con angolazioni che di norma non prenderei. Parlando di foto, devo premere ZL, grazie. Ci conviene fare una bella fotografia. Perché stai guardando... cosa stai guardando? L'ingresso proprio? Ok, allora a questo punto... click! Ok. Allora, qui abbiamo finito, Gregorio. Sono stanco. Torniamo da Casimira. Ciao. Bentornato, Tonks.
Hai fatto un lavoro impeccabile finora. Ti meriti proprio il titolo di designer di successo. Ok, ti prego, dimmi che abbiamo un'altra struttura da fare. In virtù della tua promozione, la... Oh, il compenso sale a 12.000 pochi. Ok. Voilà. Olè. E vai, sono un designer di successo. Devo mostrare al mondo tutto il mio talento. Oh, dimenticavo. Abbiamo rinnovato la nostra selezione di abiti da lavoro. Ok, quindi posso fare un aggiornamento del mio vestiario. Però prima... Oh, ok, no, niente. Vediamo un po' che cosa abbiamo di nuovo del nostro appunto vestiario. E poi andiamo a fare l'ultima casa barra una seconda struttura. Sarebbe l'ideale, in effetti, eh. Allora, armadietto, assolutamente sì. Ho sbagliato pulsante, perché dovevo andare in tenute da lavoro, quindi eccole qua. L'uniforme dovrebbe essere, giusto? Sì, sì, ok. Abbiamo la giacca casimira vacanze, per l'inverno, suppongo, però... Oh no, batteria quasi scarica del Pro Controller! Ok, allora datemi giusto un secondo, che lo metto in carica, intendo, però... Wow, avete aggiornato le cose mettendo solamente un vestito extra? Due, se contate quello per le ragazze? Ok, va bene. Allora, mia cara Casimira, ti prego dimmi che abbiamo un'altra struttura. Forse in effetti sarebbe meglio se non ci fosse, perché così domani possiamo finire con proprio un'altra struttura. Vabbè, mi metto a lavorare. Nessuna obiezione. Olè. Divertiti, collega. Vediamo però prima se possiamo effettivamente fare qualche altra cosa all'esterno o se la prossima struttura la faremo domani come prima cosa e poi basta, suppongo. Allora, c'è qualcuno davanti alle strutture? No. Però questa è una bella struttura, sembra un centro medico in effetti. Allora, tu sei nuova e vuoi grigliate ogni singolo giorno. Base segreta, karaoke. Sai che ti dico? Karaoke sia. Wow, una faccia nuova? Sì, sono con Casimira Vacanze. Lascia fare a me. Bruna! D'accordo, mi fido di voi. Non so se sia il caso, ma avevo una mezza idea. Un karaoke sempre aperto, con una TV e un microfono perché ha senso. Sì, che carino. Mi piace la tua idea. Casimira, ti rendi conto che lo dici a qualunque cliente? Allora, vediamo un po'. Sapete, forse questo non c'è male, dai. Un karaoke in riva al mare. Mamma mia, non male come posto. Che storia, eh? Bene, Bruna, abbiamo trovato il posto ideale, quindi accompagniamo Bruna e sistemiamo almeno di poco il giardino. Mi concentrerò al 99% però con l'interno, un po' come prima, perché tanto poi posso comunque tornare in queste isole per modificare... cose che non ho appunto toccato durante la prima visita. Ok, allora. Bene, dai, lascio fare a te, Tonks. Ah, pensiamo un po' al giardino. Ok, ci ho messo un bel po', ma il giardino adesso è completo. Già, non mi va di fare altro oggi, ok? Semplicemente pensavo e speravo ci fosse un'altra struttura da completare. A quanto pare no, quindi posso concentrarmi almeno un po' di più su... l'interno delle varie case. Stavolta però non voglio modificare nulla, anche perché più grande è una stanza, peggio è per il suono, quindi vediamo un po'. Allora, prima di tutto vorrei vedere davvero il muro circo. Però non ci sta male. Ok, non ci sta davvero male. Oh, assolutamente sì, pavimento discoteca. E c'è anche il muro discoteca? Ok, allora si va per questo. Bellissimo, ok. Ho già qualche idea in mente. Nel frattempo, lucidiamo questo mobile. Ok. E cominciamo a sistemare, beh, tutto. E siamo pronti per cantare. Ho messo un bel po' di amplificatori e quant'altro, non so come si chiamino. Però una cosa la so. Quei vasi cadranno per terra alla prima canzone, ok? E fortuna che possiamo muoverci in questi spazi più stretti adesso. Comunque, ho fatto, mia cara Bruna. Oh, è finito? Quanto ci vuole ancora, bah? È pronta! Finito? Bene, allora diamo un po' un'occhiata. Tonks, aspetta un secondo. Dimmi, Gilbertuccio, novità? Novità?
Fermi tutti, dobbiamo fare quattro chiacchiere veloci tra supervisore e designer, se non ti dispiace. Una giunta? Un'altra fantastica casa vacanze. Hai un secondo? Ti ricordi come far splendere i mobili, vero? Sì, con L. Beh, quando ho detto a Gedeone che te l'avevo detto, mi ha detto una bella cosa che mi ha detto di dirti. È uno scioglilingua questo, gente. Quando sei pronto a dare una lucidata, puoi anche applicare effetti diversi. Inizia premendo L come al solito e poi provane qualcuno. Quindi non solo abbiamo lo sbrilluccichio, ma anche altri effetti da mettere. Niente male, c'è ancora tempo. Quando l'avrai padroneggiata, te lo faccio sapere. Allora, altri effetti, eh? Ad esempio... Oddio, posso... Ok, vai. Sta andando in escandescenza questa TV, eh? Qualche altro effetto carino, magari? Tremor. Gratur, gratur. Blub, blub. Facciamo cuoricin, ok? Cuoricin! Tantissimi cuoricin! Infiniti cuoricin! Ok. Direi basta così. È una cosa molto bella, in effetti. Dà un tocco extra a quello che volete. È pronta adesso. Ma sei una rockstar? Di quelle che riempiono gli stadi, per la precisione? Vediamo un po'. Grazie, una casa così è un piacere per gli occhi. Hai piani per dopo? Me ne andrò presto, cara, mi spiace. Non importa, buon rientro. Comunque il mio invito è sempre valido, bah. Bentornato, ovetto. Haha, capita? Comunque... Pochi! Hai finito per oggi? La risposta è sì, quindi noi ci vediamo domani con l'ultimo episodio prima della pausa, che non si sa se sarà infinita oppure no, di Animal Crossing New Horizons. Happy Home Paradise. See you next time, baby. Però devo prima uscire da questa struttura. Ok, ciao!